Oggi ho deciso di realizzare con voi alcuni progettini veloci veloci con alcune fustelle nuove di moda scrap. Ho iniziato col fustellare la casetta da un cartoncino marroncino. Io ho scelto il Fawn della Basil. Ho fustellato due volte la casetta e poi mi sono già fatta alcune fustellate. Alcune fustellate in rosso, ho utilizzato il rosso di moda scrap, e altre invece le ho fustellate con il dust, il cartoncino dust bianco. Il dust è un cartoncino perlato, perlescente da entrambi i lati. Ho fatto la casetta, porte, allora, per prima cosa vado a sporcare la mia casetta con un distress ink di un color marrone per dargli un effetto tipo biscotto bruciato. Vado a fare dei movimenti circolari dall'esterno verso l'interno per portare il colore appunto verso l'interno. Vado a mettere prima dovrò ripassare il mio tamponcino marrone perché ovviamente ho nascosto tutta la parte che ho sfumato applicando la neve. Riprendo il tampone. Ok, ora vado a prendere il retro e vado a cordonarlo all'altezza della base del camino. Vado a mettere la colla soltanto dalla parte che si piega. Ok, ora vado a applicare qualche piccola decorazione. Vado a mettere qualche pagliettina bianca di moda scrap. Tra l'altro è tornata anche la Wax Pen, per cui per chi ne avesse bisogno. Ne abbiamo ancora un po' di nuovo.
Questo può essere un bigliettino. Oppure penso che gli farò un foro e diventerà anche un mucchio di pacco. Ok, questo è il mio primo progettino veloce veloce. Passiamo al secondo. Per questo secondo progetto utilizzerò la fustella Buon Natale e la fustella delle hanging tag. Mi sono fustellata la tag più grande. Ho già fustellato il Buon Natale con il foamy oro freddo. Il foamy oro freddo è molto bello, è questo oro super lucente ma molto delicato. E poi ho fustellato dalla fustella Christmas Branches tutta una serie di foglie con le varie tonalità di verde di moda scrap. Mi sono anche fustellata il rametto di bacche e poi l'ho rifustellato in rosso. La prima cosa che vado a fare è tagliare le bacche e andare a applicarle qua sopra. Ora, con l'ombra della mia fustella Buon Natale, vado a fustellarmi il loro vellum. Questo è il vellum The Magic of Christmas 1. Ecco qua. Dunque, ora vado a incollare sopra il mio Buon Natale fustellato in foamy. Ecco qua, ora lo lasciamo asciugare. È molto bello l'effetto col vellum sotto, molto molto. Adesso andiamo a incollare tutti i miei rametti in modo che mi sbuchino dal sotto, diciamo, della mia scritta. Questa magari cercherò di spessorarla anche un pochettino.
Questo non lo incollerò tutto. Piego un pochino le foglie e gli metto un pochino di colla sul retro, solo fino all'attaccatura delle foglie. Ok, ora metto un po' di biadesivo spessorato. All'interno di questo set c'è anche questo pezzettino qui che vado a fustellarmi sempre sul vellum. Metto un goccino di colla qui. E anche il secondo progettino veloce veloce è fatto. Passiamo all'ultimo progettino. Mi taglierò un quadrato 14x14 come base, diciamo. Da un cartoncino bianco liscio. Ora questa base qua la voglio imbossare. Dunque, apro il mio libro, la mia T-shirt è ancora quella vecchio vecchio stampo, quindi fatta libro. Vado ad utilizzare questo embossing folder di Siembre di Mintopia. Fa dei puntini sottili sottili molto molto delicati. Eccoli qua, super carini. Ok, su questa base puntinata molto molto delicata andrò a applicare l'eucalipto. Mi sono già fustellata qua in quattro rametti di questo qua un po' ricurvo utilizzando un cartoncino moda scrap. In realtà forse ne vado a utilizzare solo tre. Sì, ne andrò a utilizzare solamente tre. Prima di passare a incollare le foglie sulla mia base, voglio andare a sporcarle leggermente con il Distress Oxide, questo è Rustic Wilderness, e utilizzo il brush che è molto molto più delicato della spugnetta. Vado proprio appena appena a sporcare le puntine e alcuni punti della fustellata. Magari insisto ancora un pochino su alcuni punti. Ok. Guardate che meraviglia. Voilà. Al centro di questa corona andrò ad applicare il Buon Natale fustellato
dal dust oro. Vi faccio vedere il dust oro quanto è bello. Fronte e retro, tra l'altro. Prima di incollare il tutto, in realtà volevo far passare questo mio cordino e fare una sorta di laccetto. Devo decidere bene dove metterlo. Penso che sposterò un pochino più in alto la mia corona e farò passare il nastro in una parte piuttosto bassa. Ecco qua, ecco i nostri tre progettini. Veloci veloci per Natale con le novità moda scrap. Ciao ciao!